Forse ha ragione mia madre, dovrei continuare con l'università. Ma è che io non riesco mai a concludere niente. E poi qui dentro c'è una puzza da vomitare. C'è gente, è meglio che chiudo. Ti prego, ti prego, ti prego, non mi abbandonare. Vedere. Perfetta, benvenuta in squadra. Massimo. Oi. Davvero oggi è il tuo compleanno? Ti capisci come mia sorella? Ciao, io sono Franca. Renata. Beh, allora cercheremo di non farti pesare troppo la giornata. Grazie. Per ora il tuo turno è 16:20, poi dipenderà dalle esigenze. No, 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 no. Quante volte te l'ho detto? Le torte vanno a 5 gradi. Non vogliamo mica surgelarle. Renata, secondo te qual è la cosa più buona che vendiamo? La più buona? Il pollo, le crocchette. Questo di sicuro, ma c'è qualcosa di più prezioso che offriamo ai clienti? Se non è il pollo non saprei. E il sorriso? Pensaci bene, quanto ci costa? Niente, zero. E come, ecco, le salsine in omaggio. Non ci costa nulla, ma per i clienti è come ricevere un regalo. Ci vogliamo provare? Beh, puoi fare di meglio. Aspetta. Vieni qua. Dai. Eccolo qua. Vedi che non è difficile. E allora com'è stato il primo impatto? Cioè, non mi aspettavo un'organizzazione così... Precisa? È l'unico modo per mantenere degli standard qualitativi elevati. Anzi, se vuoi darci qualche suggerimento? No, mi sembra tutto perfetto. Fai bene a tenertelo buono. Sarà presto il nostro direttore. Franca, scherzo. Sono soltanto uno dei candidati. Il gusto e la croccantezza dei cibi sono il nostro vanto. Non possiamo rischiare. Il nostro album di famiglia. C'è gente, mettiamoci da qua. Allora venite a scaricare venerdì alle 8 chiusura. Va bene? Perfetto, arrivederci. Senti, Stefania mi ha mandato un sms, dice che non può venire all'influenza. Proprio oggi? Ma questa crede di fare come gli pare. E Renata? Come la vedi? Renata? Non solo Pollo è lieta di presentare ai suoi clienti la pasta asciutta. Cosa? Il ritorno alle tradizioni, l'alimento più consumato dalla famiglia italiana. Da oggi disponibile in un minuto e con 3 fantastici sughi. Sì, ma perché lo stai dicendo proprio a me? Ho deciso che sarai tu ad occuparti della promozione. Io? Guarda, ma non ne so niente, poi... Per il primo giorno il nostro obiettivo è 100 piatti. Ah, in questi giorni... Dovrebbe esserci un'ispezione della casa madre. L'incaricato fingerà di essere un cliente qualsiasi, quindi mi raccomando, occhi ben aperti e massima cordialità con tutti, eh? Buon lavoro.
La pasta va messa in questo cestello. Poi quando la temperatura arriva a 100 gradi, tu devi premere qui. Devo premere l'uno? Sì, 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 dove c'è scritto uno. Ok, va bene. Tutto chiaro, Renata? Sì, sì. Scusi, signorina. Potrei chiederle un'informazione? Certo, mi dica. Mi piacerebbe provare la vostra pasta, ma soffro di pressione alta e vorrei sapere la quantità di sale contenuta. Sì, guardi, le garantisco che i nostri cibi sono nutrienti e naturalmente buonissimi. D'accordo, Renata, ma io ho bisogno di conoscere un dato preciso. Sa com'è, non posso sottovalutare il mio disturbo. Sì, un momento solo che mi informo. Digli che ne usiamo una quantità limitata e che comunque è previsto l'offerta di un menù completamente privo. Ma come faccio a dirgli una cosa del genere? Mi ha detto che soffre di pressione alta. Renata, non è gentile far aspettare il cliente. Veramente credi che quel signore possa sentirsi male se mangia un po' di sale in più? Sì, ma ha fatto una domanda precisa. Hai ragione, non possiamo mostrarci impreparati. Ma più importante di cosa dici è il come. Ascoltami, Renata. Noi serviamo un pasto caldo, saporito e senza attese. Ma questo non basta. Sai quello che veramente vogliono i clienti? Essere accolti con cordialità e simpatia. Là fuori c'è già troppa energia negativa. Sì, ma io non so se sono capace di fingere. No, non si tratta di fingere. È una missione. Regalare un sorriso a tutti, vecchi e bambini. Renata, probabilmente tu sarai l'unica persona che oggi sorriderà a quel cliente. E sai qual è il segreto? Guardarli fissi negli occhi. Farli sentire unici, speciali. È quello che vogliono. E noi abbiamo il dovere di accontentarli. Sempre. Non l'hai visto? Guarda che è finito il tuo turno. Ah, è vero. Faccio l'ultimo e vado, eh? C'è gente in fila. Usiamo anche il secondo cestello. Mi raccomando, Renata, eh? Non lo so. È andata via la luce. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, Renata, tanti auguri a te. Auguri. 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 Auguri, Renata. Hai visto quanto è importante ricevere l'affetto degli altri, anche se non si conoscono così a fondo. Hai ragione, grazie. No, non devi ringraziarmi. È la tua festa di benvenuto. Basta farti capire quanto ti vogliamo bene. Certo, pensavo che se oggi è stato così speciale, beh, chissà il futuro. A proposito, ci vediamo domani pomeriggio, eh? Massimo! Oi, dimmi. Sono stata così bene che... Che ne dici se resto a farvi compagnia ancora un po'? Certo, a patto che ci dai una mano, eh? $169 piatti. Ragazzi, a me è venuta fame. Chi vota per la pasta? Io! Io!